Salve amici, nuovo appuntamento con Backcamera. L'ultima volta con Backcamera ero a Milano per lavoro, adesso sono costretto in casa dall'emergenza virus, quindi davanti alla camera del mio smartphone, solo casa mia, i miei pensieri e i miei appunti. Dicevo, l'ultima volta di questo appuntamento ero a Milano. Ma avrei dovuto esserci anche per il fine settimana che comprendeva l'8 di marzo 2020, che è stata la notte della grande fuga da Milano. Se ne è parlato in tutti i telegiornali. Lasciamo perdere le considerazioni che potrei fare dal punto di vista politico e dal punto di vista di come è stata gestita la situazione. Sarei potuto anche essere anch'io lì, in quella situazione, di dover ritornare in maniera anche un po' precipitosa e per tante persone che si trovano lì per cose occasionali, per il weekend, semplicemente per passare il weekend o semplicemente per studio, penso fosse naturale in quella situazione scappare. Se mi ci fossi trovato anch'io, cosa avrei fatto? Bloccato in una città senza un posto per dormire? Sicuramente non avrei potuto. Non sarei potuto rimanere in hotel per mesi interi e con la valigia attrezzata per un paio di giorni o addirittura senza bagaglio. Diverso, molto, molto diverso, invece è stato il comportamento di chi a Milano ci vive, ci lavora in maniera abituale. Credo che sia stato un comportamento socialmente molto pericoloso e non rispettoso della città. Sinceramente, credo che non avrei fatto uguale, non avrei fatto lo stesso, anche se non c'è riprova e quindi prendiamo la situazione così com'è. Sinceramente, è stato un comportamento che mi ha molto deluso da parte di molta gente. È chiaro che se tu hai la tua vita lì a Milano, nelle vicinanze, in Lombardia, eccetera, eccetera. Non puoi semplicemente scappare così nella notte e lasciare tutto, soprattutto se hai un lavoro, un rapporto di lavoro che ha un impatto sociale. Quindi molto male per quanto riguarda la fuga di giorno 8 e volevo parlarvene. Per quanto riguarda invece il coronavirus, l'uso della mascherina e quant'altro, ho già registrato un video che vi invito a visionare, magari ad iscrivervi al canale. I consigli sicuramente sono quelli di lavare molto spesso le mani, l'uso della mascherina. Purtroppo le mascherine si è capito che sono di difficile reperibilità, andrebbero usate normalmente monouso, dovrebbero essere normalmente monouso, ma per quanto mi riguarda ho iniziato a sanificarle con l'uso dei raggi UV ultravioletti. Sono quei raggi che si usano comunemente nell'acquariofilia per sanificare l'acqua degli acquari. Sono dei LED, dei neon che si mettono normalmente all'interno della pompa del girante che fa il circolo dell'acqua, in maniera che passando tramite questa pompa i raggi possano uccidere gli eventuali batteri presenti nell'acqua. Altresì possono essere usati sempre in acquariofilia nei laghetti artificiali per evitare la crescita di alghe. Oppure molto più comunemente li avrete visti usati dai barbieri per quanto riguarda le forbici o i pettini, insomma, o semplicemente anche dal vostro dentista. E quindi sto cercando di sanificare un po' così. Cerco di usare questi raggi per sterilizzare oltre la mascherina per le superfici e i pacchi. Il vantaggio è ovviamente che il materiale sterilizzante è sempre poco e comunque ha un costo.
Invece in questo caso basta semplicemente accendere la lampada a raggi ultravioletti, che non è neanche molto costosa, con un timer o con una prolunga, questo è il mio caso, una prolunga sufficiente ad accenderla e spegnerla mentre mi trovo in un'altra stanza. E devo dire questo perché tali raggi danneggiano seriamente sia la pelle che gli occhi. Quindi chi desidera usare questo metodo di sanificazione lo tenga questo in considerazione. Vediamo quindi come cerco di passare la mia giornata e come vi consiglio di passare la vostra. Per il momento siamo chiusi a casa e il consiglio è quello di programmare la giornata con orari come se aveste degli impegni lavorativi normali, della vostra normale vita, della normale vita lavorativa. Fondamentalmente al mattino è bene svegliarsi, alzarsi in base a come si è abituati normalmente. Secondo me è fondamentale vestirsi e fare un po' quello che è, insomma, darsi degli orari facendosi un po' quello che ci piace o quello che comunque può esserci utile. Magari fare tutto quello che abbiamo rimandato per la mancanza di tempo in tutti questi anni. Personalmente trovo molto utili i corsi della Cisco, vabbè, dei corsi in generale. Si può imparare comunque a fare qualcosa, costruire qualcosa per quelle persone che hanno un po' più di praticità nelle mani, cosa che a me non appartiene assolutamente. Cucinare, non so. E questo serve a non perdere la cognizione del tempo e perfino dei giorni. Magari mi attrezzo per la prossima domenica, farò una bella torta, così mi ricordo di trovarmi in un giorno festivo e mi ricordo che sia domenica. Insomma, cerchiamo di non far passare tutte le ore e tutti i giorni uno uguale all'altro. Previsioni? Beh, per quanto mi riguarda, sono sicuro che il mondo cambierà. Ci siamo capitati, non l'abbiamo scelto noi. L'alternativa, secondo me, sono due: o preoccuparci per come cambierà, ripeterci che non volevamo che ciò succedesse, o predisporci a un cambiamento. Cambiamento che non è necessariamente peggiore del mondo che abbiamo lasciato, sicuramente sarà diverso. Sicuramente ci saranno nuove opportunità, nuove voglie di fare. Credo che dopo un primo periodo, che credo sia quello che stiamo passando, potremmo uscire con qualche precauzione e pienamente dopo, in un secondo periodo, tornare a vivere tranquillamente, quando presumibilmente ci sarà un vaccino o delle cure efficaci. Immagino che tutto il mondo sarà cambiato. Avremo le consegne della nostra pizza attraverso i droni. Sicuramente la posta la riceveremo attraverso i droni. Pensate, magari il drone della posta o del corriere che vi avvisa che vi deposita sul tetto o sullo spazio delimitato a questo scopo condominiale e vi avvisa che praticamente tramite il cellulare che il vostro pacco è stato consegnato. Questo potrebbe essere uno scenario assolutamente futuribile. Diciamo che dove possibile sarà praticato lo smart working. Pensate ai milioni e alle risorse che si stanno investendo in questi momenti, che stanno investendo in questi momenti le aziende per passare allo smart working. Beh, questi investimenti chiaramente, dopo aver fatto questi investimenti, chiaramente non sarà più possibile tornare indietro. Le cose cambiano, ma quasi mai, anzi mai si ritorna indietro. Considerate quindi grandi città con larga parte di persone che lavorano in smart working, quindi città meno, sicuramente meno affollate, che potranno lavorare tranquillamente nel loro piccolo paesino, quindi città meno affollate, meno pressione sulle reti urbane e di trasporto. Sicuramente un diverso rapporto politico ed economico con i paesi produttori di greggio e comunque molto altro ancora. Quindi un nuovo mondo ci aspetta, non vedo l'ora di poterlo vedere e di poterne farne parte.
sicuramente cambiamento di psicologico, comportamentale. E ripeto, vorrei tranquillizzare, non necessariamente un cambiamento in peggio, ma di questo, dei cambiamenti, ne parleremo nel prossimo video che vi invito a guardare. Quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere il prossimo video. Appuntamento al prossimo Backcamera. Spero che sia da un posto all'aperto e con tanta gente intorno. Un saluto e buona fortuna a tutti.